Accidenti! Disgraziati mascalzoni, mi hanno rubato la macchina. Scusi, una macchina rossa? Sì, perché? Ha visto i ladri? No, ho visto la macchina. E dove? Quando l'ha vista? Ieri sera. Ho posato la macchina lì. Ma cosa ci stanno a fare queste guardie? Cosa ci stanno a fare queste guardie? È possibile che in questa strada non passa un pattuglione? Una guardia notturna, una guardia diurna, niente. Ha ragione, quelli pensano solo a far contravvenzioni. Non si preoccupi, le macchine si ritrovano sempre. Sì, lo so io come si ritrovano. Senza le ruote, senza la batteria, senza la radio. Ma se li pesco a quei delinquenti. Sì, gli metter sale sulla coda. Giovanotte, io li prendo senza sale, capito? Dia retta a me, vado subito dal commissario e denunci il fatto. Sì, lui, il commissario sono io. Eh? Il commissario sono io. Io sono il commissario. Ah, vedi, il commissario si è fatto fregare la macchina. Hai fatto bene il tendone? Signor no, che c'è da fare? Quello che fanno uscire nei ministeri, niente. L'importante è di non far entrare mai nessuno al commissario senza prima denunciare e rispondere ai comandi ogni volta che ti chiamo. Vede, brigadiere, siccome sono di fresca nomina, è il primo giorno di servizio. Mamma mia! Com'è il commissario, buono? È buono, dipende da come ha dormito. Se ha dormito bene ci si può ragionare, è tanto una brava persona, veramente. Ah, eccolo. Buongiorno, dottore. Buongiorno, dottore. Sembra tranquillo, sa? Ha dormito bene, meno male. Di sabato! Ha dormito male. Vieni, ti presento, vieni. Avanti! Hai chiamato? No. Strano, eppure avevo sentito. E allora se hai sentito che cosa me lo domandi a fare? Qui ci perdiamo in chiacchiere, perdiamo tempo, mentre i ladri rubano le automobili come se fossero bruscolini. È crudescenza, c'è. Chi è? Chi è questo? È la gente pappalardo, di fresca nomina. Ma sì, cosa hai detto? È crudescenza. Ma che c'è l'asma? Che no, c'è? È cacaglio, dottore. E me lo manderò qui, la gente cacaglio. E non ci deve essere questa recrudescenza! Capito? Signor sì! Oh, ma che c'è una aspirapolvere in bocca, no, questo? Parla con risucchio, accorto. E non deve risucchiare, non risucchiare. Bisogna sorvegliare, vigilare, soprattutto le automobili. Una parola, dottore, se invece di lasciarle in strada le mettessero in garage. Non parlare, per carità. E nessuno le ruberebbe. E invece vogliono risparmiare, sono pidocchiosi e vogliono tenere le macchine. Come sono pidocchiosi. Come pidocchiosi? Pidocchioso sarai tu, capito? Sarai tu pidocchioso. Io la macchina la lascio per la strada perché il garage da casa mia è lontano. Stai zitto, falla per carità, stai zitto. Ma no, non dicevo a lei, dottore. A lei chi si permetterebbe di rubare la macchina? Me l'hanno rubata. Me l'hanno rubata la macchina. Pure il pinocchietto dietro. Anche il pinocchietto dietro. Che peccato. E sì che me la ritroviate subito, integra, senza neanche un graffio, per dinci. Provvederemo. Telefono subito ai vigili urbani. Sì. Ai commissariati, ai pompieri, alla stradale. Bloccato le strade, le autostrade, i confini, le frontiere, tutti! E che dichiariamo guerra? Sì, dichiaro guerra a tutti i topi d'auto. Portatemeli qua, quei disgraziati, li voglio guardare in faccia uno per uno. Delinquenti mascalzoni, capito? Oh, di sabato. La cosa, chi l'ha presa? Vai a prenderla, quella cosa sulla mia sedia. Sono dolori, vi compatisco. Perché anche lei, forse? Purtroppo, perciò mi sono permesso di usare la vostra. E non bisogna permettersi di usarla, perché la mia è personale, ci tengo. Eccola qua. Ecco. Caro Di Sabato, io questa qui me la so fatta fare su misura. E perciò non mi ci trovavo. Si capisce? Ah, ecco fa. La vita acquista tutto un altro aspetto. Proprio. A proposito, Di Sabato. Dite. Lei ha mandato alla dogana a prendere quel pacchetto mio, come? Ah, il pacco con le supposte? Beh, sì, sì, ho mandato un agente poco fa. Bravo, bravo. Dunque, vediamo le novità. Eccole. Ubriachezza molesta, una contravvenzione al foglio di via, un eriss con ingiurie percosse, in via, biscio. Ma che, nel nostro rione, esiste una via che si chiama biscio? Veramente non mi risulta, ma in tutti i modi l'ha scritto lui. Posso? Un momento. No. È la prima traversa di via Garibaldi. E si scrive Bixio, Nino Bixio. Appunto. L'appunto te lo faccio io. Bixio si scrive con l'X. Ah, come la schedina. Accosto. Schiappa, non aspirare. Fate una cortesia. Non lo fate parlare a questo. È zitto. Oh! Questore! Federale! Presidente della Repubblica! Qui non c'è nessuno, siamo abbandonati! Ma che abbandonati? Questo è il commissariato! Questo è pure cacaglio! Vuole parlare col commissario? Dov'è? Nella sua stanza! Bene,
Dove va? Dove va? Dal commissario, no? E quella non è nella stanza del commissario. E allora? Calma! Calma, mi vogliono ammazzare, mi calmo. E allora bisogna parlare col brigadiere. Che c'è? Ah, eccolo qua. Siete il brigadiere? Sì, di sabato. Ah, beh, non mi potete dare un brigadiere che lo faccia anche di lunedì. E io aspetto fino a sabato, sì. Di sabato, cognome. Cosa succede? Niente. E che siete venuti a fare? No, dico niente. Mi vogliono ammazzare. Assassino premeditato. Calmatevi, allora bisogna andare dal commissario. Sì. Venite con me. Bagno di sole. Calmatevi. Andiamo. E volete entrare con l'animale? Avete detto venite con me? Ecco, sono un animale io. No. Poggiatelo sopra la tavola. No. Sul tavolo? No. Come no? Lo affidiamo a lui, su. A questo? Addio, questo non mi parla più. Io ho bisogno che abbia la lingua pulita. Andiamo, su. Beh, un momento. Gennarino. Questo me l'avete rimbambito, non capisce più niente. Gennarino, io. Oh, senti. Non ti dimenticare quello che mi hai detto, che ho bisogno di te come testimone. Testimone? Che ho detto? Testimone. Andiamo. Andiamo a andare. Oh, chi ci sta qua? Non mi ricordo. Chi ci campa? Chi vive? Di chi è la tana? Chi sta attentato qua? Tale attentato, il signor commissario. E allora bussatevi. Mamma mia, che ci vuole, figlio mio benedetto. E levatevi il cappello e entrate. Toglietelo voi il cappello. A me mi vogliono ammazzare, io mi levo il cappello. Ma vedete. Avanti. Dite, permesso. Permesso? Avanti. Lo dite voi, avanti. L'ho sentito io. Ma io no. Che succede lì fuori? Momento. Non è mica un'osteria questa. Di sabato. Che è che scrive? Di sabato. Questo signore per una denuncia. L'avete perquisito? Non ancora. È schedato? Non so. Impronte digitali? No. È recidivo? Ma che? È un evaso? Chi è questo? È un caso di emergenza. Emergenza? Un momento, si tratta di un assassino. Un delinquente, me lo porta così sciolta, senza manette. Chi? No. Ma le manette io. Ma per carità, ma che assassino delinquente. Mi fate ammazzare ammanettato. Ma chi l'ammazza? Vogliono ammazzare me. Non faccia. A me vogliono ammazzare. Lavatemi le manette. Ma non ce l'ha le manette. La vogliono ammazzare. Sì, signore. Ah, bravo. Mi fa piacere, sono contento. Ah, sì? Sì, a me mi fida nozze. No, perché io scopro gli assassini, a me gli assassini ce l'ho qua. Venite. Ah, beh, sì. Questo mi fa piacere. Sì, per questo sono venuto qua. Non si muova. No. Non si muova, di sabato. Questo mi sembra un tipo strano. Che? Un tipo strano, di nuovo d'occhio. Sì. Di nuovo d'occhio, è così che ti chiama, una botta in testa lo metti a tacere. Sta sotto botto. Cosa fa? Ho sentito di seduto. Non riguarda lei. È un affare d'ufficio, capito? Ma vabbè. Dunque, mi volete sentire? La vogliono ammazzare? Sì, sì. Ma dico, ma parla perché ci può essere anche la calunnia, sa? Giuro. Chi è che la vuole ammazzare? Sentiamo. Il veterinario. Ah, veterinario. Dopo tutto quello che gli ho dato, automobile, appartamento, conti in ballo, in banca, pellicce, abiti, gioielli, tutto. Al veterinario. Al veterinario. Capisco. No, questi tipi qua sono tipi strani. Invece di farsi curare da un medico, è vero, si fa curare dal veterinario. Ma che dici? È vero, il veterinario a lei l'ha preso in cura. Ma che scherzate? A lei ha fatto tutti questi regali. Ma che mi avete preso per un cavallo, per un cane, per, appunto, per una vacca? Una bestia va dal veterinario. Ma io non l'ho data al veterinario. E a chi l'ha dato? A quella traditrice, a quella strega di mia moglie. Tutto. Non è chiaro, scusi come parla. Tutto quello che voleva. E una mattina si svegliava col capriccio, voglio una ceneriera di brillante, per esempio. E io le portavo la ceneriera di brillante. Addirittura? Sì, voglio il portasigarette d'oro tempestato di rubini. E io le portavo il portasigarette d'oro tempestato di rubini. Senti, voglio l'accendisigaro d'oro. È d'oro? Sì, è oro. E io glielo portavo, è come se lo prendeva. Sì, come lo posava. Di sabato? Questo? È un cleptomane. Che è? È un cleptomane, dinelo d'occhio, una botta in dentro. È Mariuolo, ecco, è chiaro, Mariuolo. È chiaro. Cosa fa? Seduto. No, sentite, Mariuolo. Sono cose che non riguardano. Ho detto a lui, guarda quei Mariuolo che stanno tirando. Vabbè, dunque, dottore, state per sentire quello che voleva. Le cose più eccezionali. Voglio l'uccello a tre teste. E io le portavo l'uccello in volatile a tre teste. Sì, voglio la scimmia. E io le portavo la scimmia. Voglio la bestia rara. Io le portavo la bestia rara. A lui. Dottore, che faccio? È una scimmia, un arrabbiato. Sei una bestia, no? Sei una bestia rara, no? Oh. Sei qua. La mia casa era diventata un giardino zoologico. E sapete perché? Lo sapete perché? Perché lei doveva trovare il pretesto per andare a trovare il veterinario con la bestia. E tutto si metteva a dormire. Sì. Ma dico io. Veniamo al nocciolo. Sì, dove sta? Che cosa? È il momento di giocare questo, il nocciolo. Dove ma sta? Che nocciolo? Dico, veniamo al nocciolo. Ma fa più ai nervi. Lo vedi che io c'ho da fare? Sì, signore, anch'io c'ho da fare. Questi mi vogliono ammazzare. E ci dobbiamo decidere. Dunque, veniamo al fatto. E veniamo
fate, veniamo. Veniamo a fare. Ecco, veniamo a fare. Ma questo qua, quando parla questo? Ma lo lasci parlare. Ma deve parlare. Ma devo parlare. Il mio braccio destro. Dunque, stamattina, mia moglie è uscita con la banale scusa di andare a portare il cagnolino dal veterinario. Non piango, non ho capito. No, piango perché io i cuori... Ripeta! Non l'ho voluto bene. Ripeta! Stamattina sua moglie cosa fa? Stamattina mia moglie è uscita con la banale scusa di andare a portare il cagnolino dal veterinario. Ci sono. Perché? Hai capito la moglie che ha fatto stamattina? Lei mi fa pena, lei è un disgraziato, un infelice. Ma perché? Che avete saputo? La moglie stamattina è uscita con la scusa della banana e gliel'ha portata al veterinario. Il regaluccio? Ma portata? Come dico io? Sì. Ma come dico io, sua moglie può portare una banana al veterinario, una banana. Vedete, poi chissà perché gliel'ha portata. Ma vedete quante cose che non so le io. Le donne sono occulte. No. Sciagurata. Sciagurata. Dunque stamattina mia moglie è uscita con la banana. Con la banana. Ho detto io. No, chi ha detto banana? Banale, dottore. Ma non l'ha detto lui? Io? Lui sì, signor. Ma non è mica sordo, sa? Questo qui. Prefetto. Federale, scusate. Sono un commissario. Non ho capito. Commissario. Dunque. Io voglio parlare a quattro occhi. È una richiesta ufficiale che lei mi fa. Signor sì, io non parlo con lui. E gli raccordo. Con me. Benissimo. Il sabato. Dite, per cortesia, vieni qua. Tu hai capito quello prima ha detto? Ecco, non l'ho capito, quello l'ha detto banana. Banana, non lo sentite pure io. Ma adesso ritratta, perché gli fa così. Ritratta la banana. Appena sei pronto, appena una botta in testa, hai capito? Sì, sta sempre sotto a botta. Dunque mi stia a sentire, mi dica un po' lei. Senta un po'. Sì. Che sua moglie lo tradisce. Ne abbiamo, forse una prova, la banana è portata al veterinario. Ah, sta banana. Ma la prova che la vogliono ammassare, chi ce la dà? Commissario, me la date Gennarino. Gennarino? Vi ha detto, ti fanno fuori. E chi è questo Gennarino? Che è Gennarino? È il testimone chiave. Testimone chiave? Abbiamo un testimone chiave. Ah, no. Dove abita? Lo mandi a chiamare subito. Ma che mandate a chiamare? Sta fuori, l'ho portato con me. E lo prenda. Sì, signore. Lo vado a prendere. Commissario, però, fatemi la cortesia, non gli fate un interrogatorio di terzo grado, perché quello non reggerebbe. Sì, adesso lei mi vuole insegnare come devi interrogare la gente. Mi dovete fare il piacere, per farlo parlare così sentiamo presto tutto. Voi gli fate la grattatina sulla testina così col dito. Io? E se non parla ancora, allora sotto la pancina, così, ma no, dalla parte davanti, non di dietro, perché se no si commuove Gennarino e mi fa i bisognini in mano. A me? Sì. Al commissario? Sì, a chi? A me. Ma chi è questo fedente? Chi è questo fedente? Come fedente? Quello è Gennarino, il mio pappagallo. Suo pappagallo? E io interrogo un pappagallo. Ma lei che c'ha in testa le pigne? Di sabato, caccia via questo fedentone fuori. Vada via. Dottore! Ma che fate? Un momento, lasciate passare Gennarino. Cornuto! Lo subite? Che cosa? Mettete per male, ha detto cornuto. Che cosa? Cornuto! Vada via. Cornuto! C'è libertà! Via. C'è democrazia, siamo abbandonati! Viva il popolo! Via! Cosa devo trovare? Ma qui mi metto a interrogare un po' a parlare. Ma in che mondo viviamo? Che gente circola? Pronto? Commissario Saracino, sì? Commissario, è lei in persona. Senta, io sono il commendator Lancetti. No, non mi conosce. Lancetti, lei dovrebbe venire subito da me, signor commissario. Ho bisogno del suo intervento perché ho ricevuto una lettera minatoria. Sì, via Turati 25. No, la prego, deve venire lei perché mi si minaccia di morte. Calmati, Filippo, calmati. E vedrai che tutto si sistema. Credi? Sì, basta pagare. Eh certo, basta pagare. Per lui è facile. Tanto i soldi non sono mica i suoi, sono miei. Perché? Lui non fa parte della famiglia? E non sono il fratello di tua moglie. Purtroppo. Ma io ho sposato lei, non ho sposato te. Ma lo vedi come mi umilia, lo vedi? Sta con un piede nella fossa e pensa al denaro. Cos'è questo piede nella fossa? Eh sì, perché quello è il ricattatore, se tu non paghi ti ammazza. Credi? Ma certo, non ti ricordi di quello che lo hanno fatto a pezzi perché non ha voluto pagare? Ah, bravo! Certo. E poi mi dici di star calmo. Oh, ma capite che è un ricatto da 5 milioni? Vogliono 5 milioni! Avaro, lo sai quale girone dell'inferno finiscono gli avari? Sì, lo so. Vicino a quello dei parassiti, come te. E smettila di maltrattare questa povera creatura. Creatura? Quale creatura? Lui. Ah, lui. Povero cocco. Eccolo. Deve essere il commissario. Ah, non si può stare tranquilli in questa casa. Vado a leggere fuori, va. Bravo. Posso bravo. Prendere la tua Mercedes? Ma sì, prendi quello che vuoi. Scusa, sai, perché la mia 600 non va. Quella non va mai. E bisogna rifarla. Già, adesso rifacciamo la macchina. Ti prego, Filippo. Eccolo. Manette? No, che manette? Che manette? Commendator Lancetti? Magari, io sono il cognato. Ah, bene. Sono io, Lancetti. Grazie, grazie, signor commissario, di essere venuto. Prego, prego, prego. Permettemi, mia moglie. Piacere, signora. Il mio brigadiere. Per carità, commissario, ci aiuti. Sono qui per questo, signora. Lancetti, so tutto di te.
vita, morte e miracoli. Se vuoi evitare uno scandalo, prepara 5 milioni in banconote e depositali lunedì in Viale Tiziano nel cestino dei rifiuti, terzo lampione da sinistra. Uno che ti conosce molto bene. Dunque, caro commendatore, adesso che siamo da soli a soli e la signora non ci sente, dica. Ci vuol dire che cosa nasconde? Io? Via, gli non ha peccato di scagliare la prima pietra. La scagli questa pietra? No, no, garantisco, guardi, non saprei dove scagliarla. La mia vita si svolge tutta fra lavoro, casa e chiesa. Casa e chiesa. E durante questo tragitto, sì, tra casa e chiesa... Chiesa e casa. Qualche avventuretta? Ci sono? Oh, no. Un amante? No, no. Dai, no, commendatore, si confessi. No. Si confessi, commendatore, su, al commissario suo. Sì, che dire vostro... Io garantisco che alle donne non ci penso nemmeno, signor commissario. Ho capito. Sì, ho capito. Cosa? No, niente, l'affare mio. Hai capito questo? Come no? Sì. Un momento. No, sì, sono cose che vanno a finire così. Come lei, vanno a finire? Frequentando quell'ambiente, ha resistito, poi un bel giorno contro la sua volontà, c'è cascato. Io? Ne abbiamo uno di più. Aumentano? Uno di più di... Io non capisco nulla, no, signor commissario, la prego, si spieghi meglio. Ci capiamo. Adesso ho capito anch'io, ma guardi, io sono un marito esemplare, un lavoratore onesto e le garantisco che lei ha sbagliato strada. No, casomai la strada l'ha sbagliato lei, non noi. No, guardi, io sono un impresario edile e non fa... Deve essere il cattatore. Fermi tutti. Che faccio? Risponde lei? No, risponde lei. Rispondo io? Risponde lei, l'autorizzo. Pronto. Sono io, carogna, ascoltami bene. Hai fatto male a chiamare la polizia. C'è chi sorveglia la tua casa. So tutto. Carogna, se non porti i soldi t'ammazzo. Sì, va bene. Farò come dice lei. Sì. Dica. Cosa ha detto? Che ha detto? Ha detto che ha saputo che io ho chiamato la polizia. Bene. E allora se... Ha detto che se io non vado da solo, sì, a portare i soldi, dove dice lui, mi ammazza. E lei ci vada. Ma quello mi ammazza. Si faccia ammazzare. Poi interveniamo noi e ci facciamo quattro risate. Sì, un commissario, ma... Di lei... sabato, questo non ha capito niente. No, interveniamo prima noi. Lei è disposta a collaborare con la polizia? Su. Sì o no? Sì. Oh. Buon lavoro. Stia giù. Commissario, ma che stia giù? Stia giù. Ma io non ne posso più stare qui dentro. Ma scusa. Ma è proprio indispensabile. Ma scusa, lei ha accettato di collaborare. Sì, ma... E collabori. Ma che ne sapevo io che dovevo andare a finire in un secchio di immondizia? Tenga l'occhio al buco. Cosa? Tenga l'occhio al buco. L'occhio al buco? E già. E cosa devo? E se vede qualcuno che ti sospettisce, mi avvisi subito. Ah, giù. Vabbè, su, giù. Ho capito. Giù. Vado giù. Piano, giù. Giù. Oh, porca miseria. Commissario. Che c'è? Che c'è? Che c'è? Io non vedo nessuno. Stia giù. Dottor. Che c'è? Dottor, un tipo sospetto che si avvicina. Dove, dove? Verso il lampione. Lo vede? Sì, sì, lo vedo. Eccolo. Fate l'indifferente. Lo vedo. No! Non vedo nessuno! Lo vede? Non lo vede? No! Ratrizza il buco. Ecco! Lo vede? Lo vedo molto bene! Non lo conosce? No! Allora una fregatura. Cosa fate qua? Scopiamo. Ah, scopate? Sì. Dite di scopare. Perché? E quella che è? E quello che è? È quella cosa dei cavalli. È quella cosa dei cavalli? No, la roba dei cavalli, no. Chi ha parlato? Lui, il mio collega. E io. Dottor Manette. Non ancora, non abbiamo ancora le prove. Ma che fate? Vi voltate, boffonchiate. Lei chi è? Cosa vuole? Chi sono? Voglio che facciate il vostro dovere, voglio. E lo stiamo facendo. Io sono un funzionario della nettezza urbana. Ah, sì? Sì, prendete quella roba e mettetela subito dentro il bidone. È un mondezzaro. Questo è tutto. Andiamo su. Posso caricare? Fai mondezzaro. Sì, sì. Mondezzaro, vedrete che guaio vi faccio passare io. E non si arrabbi. Ve ne accorgerete. Aprite, su. Ah, no! Aiuto!
Stia giù. Questo chi è? Ma come chi sono? Io sono il comandante Lancetti, ha capito? Avete visto? Si mette in vetrina, lo dica a tutti chi è. Allora, ma insomma, si può sapere che cos'è questa buffonata? Se lei è un ispettore della nettezza urbana, io sono un commissario di pubblica sicurezza nell'esercizio delle mie funzioni, ha capito? E adesso per colpa di questo signore è andato a mondo l'appostamento che lei chiama buffonata. Ma per forza, scusi, lei mi butta addosso questa roba, è troppo. E quella roba porta fortuna. Eh sì, ma vorrei vedere lei al mio posto. Ma se lei non collabora, come vuole che la ciuffiamo il ricattatore? Ma mi faccia il piacere. Andiamo. Oh, scusi. Cosa? È roba dell'altro mondo, ma non dia retta. Venga fuori, venga fuori. E me una parola. Se lei non mi aiuta, scusi. Sei qua tu? Dottore, adesso che facciamo? E che facciamo? Agiremo per conto nostro. Quando quello imbecille ha rovinato tutto. Forse è meglio. Di un po'. Fai mettere sotto controllo il telefono del commendatore Lancetti. Va bene. Ci sono altre novità? Sì, hanno telefonato che deve andare lei alla dogana perché quel pacco è stato fermato. E perché è stato fermato? Dicono che è roba sospetta. Sospetta? E chi lo dice che è sospetta? L'ispettore di dogana Mastrillo. Pare che sia un pignolo. Accomodi. Grazie. Chi è, Carlini? Comandi, ispettore. Va bene, venga, Carlini. Dica. Annosi. Come? Annosi. Ah. È profumo. Francese. E se non me ne accorgevo io, lei me lo faceva passare per Bergamasco. Vuole dire forse Bergamo? Bergamot, Bergamasco, non stia a sottilizzare. Ispettore, sono bottigliette, se dovessimo mai aprire tutti i pacchi. Io non li apro tutti i pacchi, ne apro uno ogni tanto quando subdoro. A me nessuno mi fa fesso. Bene. Applichi la multa. Senz'altro, ispettore. E chi è questo signore? Lo sapete che non posso perdere tempo, mi fate venire gente, chi è? Ispettore, è il commissario Saracino. Permette, dottore? Mi scusi. Commissario Saracino. Tanto piacere. Molto lieto. Fortunato sono io. Io. Dottor Mastrillo, ispettore di dogana. Molto lieto. È successo qualche cosa che non va? Eh sì, c'è qualche cosa che non va. Mi avete fermato un pacco, non capisco perché. Chi si è permesso? Quel pacco della Svizzera, dottore. Sì. Ah. Sì. Lo vado a prendere. Cosa aspetta? Subito, ispettore. Grazie, dottore. È suo, eh? Sì, sì, grazie. Breve. Sì, breve perché veramente devo andare al commissariato. No, dicevo breve, mi compiace. Ah, bravo, ho capito breve, scusi. Prego, si accomodi. Grazie. Ecco fatto. Dottor Saracino. Ci avrebbe perché... Ah, no. A sedia, no, certo. No, grazie, una cosa via. Ecco fatto. Bene. Lei si fa arrivare i pacchi dalla Svizzera, eh? Bene. E fa il commissario. Perché un commissario è proibito farsi arrivare i pacchi dalla Svizzera. Altro che. Ecco, ispettore. Sì, queste meraviglie. Adesso ci facciamo quattro risate, eh? Ah, sì? Sì. Perché dal palco esce il pulcinello. No, è spiritoso. Lei sa leggere? Come sarebbe a dire? Lo dico, può leggere anche senza gli occhiali? Ma io leggo con gli occhiali, senza, comunque. Adesso si ride. Sì? Leggo, cosa c'è scritto qua sopra? Qualche barzelletta? Non faccio lo spirito. Ci si ride, venga. Cosa c'è scritto qua sopra? Ah, effetti personali usati. Bene, ci siamo. Caro commissario, lei mi insegna che effetti personali sono camice, cravatta, colletto, mutande e pedaline. Dove sta tutta questa roba? Sì, ha ragione, ma... Vede, No, qui ci troviamo né più e né meno di fronte a scatolette chiose. Scatolette? Chiose. Non è possibile. Come non è possibile? Permette? Queste sono svizzere. Sì, ma sono chiose. Saranno chiose, ma io non vedo queste. Sono ermeticamente chiose. Ah, chiuse, voleva dire. E dice chiose, scusi. Senta, non sottilizzi. Scatolette ermeticamente chiose. E vabbè. Con una scritta in tedesco, mi capite? In tedesco. Contenente apparentemente medicinali. Ah, commissario, a me nessuno mi fa adesso. Ma caro cavaliere, commendatore, cos'è? Nessuno vuol farlo fesso, poi non c'è bisogno. Ecco, bravo. Lei già la... Lo sono, è questo che voleva dire. Ma no, non mi sarei permesso, dico, lei già è così... Che cosa ne posso sapere io? Che questi medicinali non siano morfina, marijuana, cacaina? Cacaina? È la prima volta. E dove sta cacaina? Nella scatoletta. E chi l'ha fatta? Ah, in Svizzera. Uno svizzero ha fatto la cacaina? Ma lei voleva dire cocaina! Perché? Cosa ho detto? Ha detto cacaina. No, ho detto cacaina. No, ha detto cacaina, l'ho messo questo orecchio qua. Senta, che mi vuole insegnare a parlare l'italiano. No, per e carità, allora? per carità, è questione di lingua. Oh, Garibaldi che hai fatto. Cosa sta dicendo? No, parla con un amico mio che abitava a Caprera. Lo lasci stare, amico suo. Basta! Ispettore, e cosa si crede? Io sono un commissario, sa. Non sono mica un pinco pallino. Che faccio il contrabbando di cacchino, cocaina, come dice lei? Sì, calmi, non si arrabbi, non si inalberi, dottore. E mi inalbero perché lei insiste. Va bene. Così che ti parlare con un delinquente. Non sarà morfina, non sarà marijuana, non sarà cacaina. Allora me lo vuole dire che c'è? Me lo vuole dire? Che c'è? Che c'è?
E che c'è? È medicinale, che questo è? E questo l'abbiamo assodato, ma che specie di medicinale c'è qua dentro? Oh, santo... Permette, senta. Che c'è? Non voglio... Dica. Scusi, Ha parlato? Che non l'ha capito? No, sta farfogliando, cosa dice? Sì, volevo mandare via qui. Ma tutta assieme parla così, non la capisco, cosa dice? Sto parlando sottovoce! Mandi via questo, devo dirle una cosa. Va bene, lo diceva chiaramente, c'era bisogno di questi sotterfugi. Vai via, per piacere, Carlino, vai a fare altre fatte tu, vai, vai, ecco qua. Chiudiamo pure la porta. Eccoci qua. Ce la vuole dire questa cosa confidenziale? Lei mi deve scusare, ma prima davanti a quello ho avuto un po' di soggezione, capisco. Ma con me non deve avere soggezione, può parlare liberamente. Sono un uomo. No, non ho capito. Sono un uomo. Ah sì? Ah no? No, dica sì. È un uomo come me. E quindi che vergogna. Perciò. Don? Don, dica. Io? Sì. Don? Dica, don. Don. Dica don. Più alto forse. Don. Ma non sto dicendo di fare la campana, sto dicendo dica, parli. Ah, dunque. Ah, dice don. Se dico don, dico don. Dica don, ma io l'ho capito. Lei mi vuole prendere in giro, dottore. Ma non lo permetterei, signor Mastrino. Parli per piacere, che non c'ho tempo da perdere. E neanche io devo andare a faccia consigliere. Presto. Dunque, deve sapere che io ho una piccola affezioncella, che devo assolutamente... Chi è? No, sono io, dico. E allora devo ricorrere a quelle svizzere, perché quelle italiane io ci ho provato, niente, ma proprio, nemmeno a parlare. Acqua fresca. Invece quelle svizzere, dico... Dottor Barolo d'Onore, io non ho capito ancora cosa vuol dire lei. Non ho capito. No, lei mi fa solamente... Mi dica un po', lei mangia tutto? Io mangio regolarmente, come ogni fedele cristiano. Beato a lei. Di modo che quando è quel momento lì, lei... Quando specialmente ho mangiato bene, soddisfatto. La invidio perché io invece di mangiare in bianco, ecco tutto che mangio in bianco. E allora, la svizzerotta, hai capito la visione che... Come sa, mi dispiace, ma io non ho capito una parola. Supponiamo. No, guardi, con me deve parlare senza supposizione, parli, deve dire cose reali, niente supposte. Supposte? Me l'ha tolta dalla bocca. Io per suggezione non volevo nominare questo aggettivo. Supposto. Lì dentro ci sono le supposte. Ecco. Ah, le supposte. Sì. Il farmaco. Il farmaco, sì. Che scherzoso. Generoso. Ma c'è come? Le supposte. Lei perciò faceva col dito. Già, volevo che questo capisci. Ah, commissario. Sembra una barzelletta. Mi dispiace, caro dottore, ma supposto o non supposto, lei è una piccola multa, la devo pagare. Va bene, la vaga, non cascherò il mondo. Quando è? 37.000 lire. 37. È rimasto paralizzato. No, dico 37.000 lire. 37.000 lire? Dico, ma che scherzi? C'è la frode. Ma che frode è frode? Ci stava scritto effetto personale. Non mi faccio arrabbiare, frode. Ma lo sa lei, questa afflizione dove l'ho contratta io, è causa di servizio. Causa di servizio? Sì, signore, stando seduto le ore dentro a una pantera, davanti a una scrivania, correre, andare avanti, indietro, dormire peggio, mangiare male. Ha capito? Sempre a servizio dello Stato. Queste sono supposte parastatale. Commissario, veniamo alle corte. Statale o non parastatale, lei le supposte non se le mette se non paga la multa. Ah sì? Ti piaceva? Io piglio 37.000 lire, di uno su una contata e te le do, ma... A me, semmai le dà lo Stato, e vedi come parla, capite? Guardi che io vivo del mio stipendio, che si sappia una buona volta e per sempre. E anch'io vivo del mio stipendio quando lo vuol sapere, ha capito? Ma guardalo lì, non mi è mai successo. Ah sì? Perché le altre volte che cosa le è successo? Mi sono arrivate centinaia di questi pacchi dalla Svizzera. Breve. Sì, mi piace. E allora c'è l'ammenda, 5 volte l'ammenda devo fare. Ah, sì? Sì, signore. Ah, sì? Sì. E sa cosa le dico? Che se ne venga lei. Io non ne ho bisogno di supposte. Per ora, ma le verranno. Badi e lei soffrirà come ho sofferto io. Commissario, badi come parli. Lei è cattivo, ha capito? E quelle cose sono in agguato. Ma quando spondano come sponda la luna a Marigliano, lei farà i saltini. Soddolori, Mastrillo. Carlini. Carlini, lo porti fuori, Carlini. Io vorrei sapere chi è scoppiato la paradona che ha fregato la macchina al commissario. Ma come, eravamo indisturbati e tranquilli.
Andiamo a tirare la coda al gatto che dorme. Per me o è un foresto o è un principiante. È sempre il fiume Bodone, ci ha fatto perdere mezza giornata loro, ecco il commissario. Silenzio! 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 Devo fare il signor commissario! Zitti! Ma che zitti, qui stava a perdere tempo. Giorgio, stai zitto! A lui. È sempre lui. Ebbene ragazzi, che facciamo? Questa macchina viene fuori o no? Ma commissario, ma non può essere uno di noi, noi siamo professionisti seri. Ma che roba, ma la macchina è una madama? Prima di tutto io non sono una madama, hai capito? Io sono un signore, il signor commissario. Commissario, noi sappiamo il numero dei target di tutti, i funzionari da APS. La mia non è possibile, me l'hanno data da pochi giorni. Ma noi siamo aggiornati, viviamo un po' ragazzi. Commissario Saracino, auto. Via del 1100, ultimo tipo. Rossa Bordeaux, foderie rosse, radio, accendi sigaro elettrico, pupazzo Pinocchio, Targa Roma, 5, 6, 6, 4, 9, 1. Di sabato. Ha capito? Scommetto che lei il numero della mia macchina non lo sapeva. Ah, come se la si fate complimenti, ti presenta una macchina da troviamo lui. La Jaguar, la Cadillac, la Mercedes. Io voglio la mia e me la dovete far trovare davanti al portone di casa. È difficile. Grazie, per te non è niente difficile. Ti ricordi quando rubarono la macchina al presidente Battista? Dopo 10 minuti gliela faceste trovare davanti all'ambasciata. Perciò, un po' di buona volontà. Ed io, per ricompensa, ti faccio parlare con l'avvocato prima di spedirti a Regina Cera. Ragazzi, al lavoro! Voglio la macchina! Grazie, commissario! Grazie, commissario! Allora, ragazzi, io e te a Carpatella. D'accordo. Il duomo Nessa, il trullo, il zozzone a Porta Portese. Andiamo, ragazzi! Caro di sabato, io ho perduto la fiducia, la macchina non la trovo più, addio speranza. Tutto la troveremo, abbiamo incaricato i ladri specializzati, ladri internazionali. Quella è la paura mia, internazionale, chi sa in quale nazione del mondo è andata a finire. Una 1100. Posso parlare? Parla, parla. E che devo dire? E che ne so, tu hai detto posso parlare? No, parla. Lui. Come lui? Ancora lei! Ancora lei davanti ai piedi! Non lo posso più, non lo posso vedere più! Chi l'ha fatto entrare? Io no, dottor, io! Questo poveraccio non c'entra! Non è poveraccio! Ho trovato la porta aperta! E si entra così perché si trova la porta aperta! Ma questo è un ufficio d'ordine pubblico! E cosa vuol dire? E se io stavo facendo qualche cosa? Che si fa su un commissariato? Cosa si può fare sul commissariato? Insomma, mi volete sentire? Insomma, lei deve finire al manicomio! Io la mando al manicomio! Al manicomio? Di sabato! Telefono al manicomio! No! Fallo venire! Posso no. telefonare al manicomio? No, di sabato, no! Con tutti quei che c'ho per la testa oggi! Con tutti quei! Ma c'è poco se vuole lei! Qui lei non ci deve venire più, ha capito? No, capito. L'ho già cacciato via una volta, vuole che la caccio via la seconda volta! E io una volta ho avuto pazienza, la seconda volta no, io devo parlare! Ma insomma, coscia vu! Un momento, io ho portato le prove del delitto perfetto. Dove stanno queste cose? Qui dentro. Nella cassetta. Sì, sì. C'è un altro pappagallo, una scimmia, un elefante, un somaro. No. Di sabato, cosa c'è? Ma parlate come parlate, sapete, non sono un somaro. Ecco che cosa ho ricevuto. Io ho ricevuto questo pacchetto con questa boccettina in cui presumo che c'è del veleno. Da che cosa lo deduce? Da che? Da quello che succede, si legge sui giornali. Ah, lasci fare i giornali. No, no, no. Li conosciamo i giornali. No, no, di sabato. Li conosco. Io sono sicuro che me l'hanno mandato loro. Loro? Loro, sì. Loro, chi sarebbero questi loro? I giornalisti? Mia moglie, il veterinario. Come sarebbe? Non capisco. Ecco, sentite che lettera ho ricevuto io. Ma credete che io stia scherzando? Io sto perdendo la testa. È chiaro, maledizione! Non riesco a... Che telefonare al questore che... Lasciate stare. A quest'ora non c'è. Ecco qua, a quest'ora chi volete trovare? In quest'ora. Ecco qua. Dunque, state a sentire. State roba da pazzi, non fate rumore con la mano, perché sennò mi distraggo. Oh. Egregio cavaliere Alfredo Fiora, premetto. Io sono il rappresentante di Bibita di Vuoi. Ah, un Bibita. No, che Bibita, Ma chi? Chi siete? Ma sono un commerciante regolare, ecco che se mi trattano con l'Egregio. L'Egregio cavaliere Alfredo Fiore, rappresentante Bibita di Vuoi, via Betulla, numero 10, Roma. Sì, sì. La nostra ditta, di recente fondazione. Le offre alla rappresentante, state fermo con i fogli. Ma nell'esercizio delle funzioni. Sono in casa mia. Ma io mi distraggo. La nostra ditta di recente fondazione le offre alla rappresentante del nostro prodotto Super Bitter, di cui l'inviamo campione. La preghiamo assaggiarlo. Assaggiarlo. Beh. Per conoscere anche il suo parere prima di metterlo
in commercio. Avete capito? Che c'è? Come che c'è? Cosa c'è? Una lettera commerciale comunissima. Cosa? Le offrono un affare, no, le offrono. E lei viene qui. No, l'affare lo volevano fare loro. Loro, quello hanno detto, questo qua sapete che fa? Questa assaggia il super bitter, se ne va al creatore e loro facevano il comodo loro. Ma loro, noi facciamo. Ma chi sono questi? Mia moglie è il veterinario. Questa è una sua psicosi. Lei è un psicopata. Me la chiamate psicosi? Questa sì, comunque è la boccetta. Sì, questa qui io la lascio qui. Beh. E voi la dovete fare analizzare, perché è un mio diritto ed è soprattutto un vostro dovere. Io sono un cittadino rispettoso della Costituzione e voi pubblici funzionari, voi siete al servizio del popolo. Questo popolo che paga le tasse e con i soldi di queste tasse mangiate voi, mangi di sabato, mangi di domenica, mangi tutta la famiglia e vi comprate casa, pellicce, gioielli e ho saputo che vi siete comprati anche l'automobile. Vada via! Ho comprato l'automobile! Ha saputo come sono comprato l'automobile! L'ho vinta al telefortuna, l'ho vinta! E me l'hanno già fregata! Sì, a telefortuna! L'ha vinta a telefortuna! Buongiorno, donna amica. Buongiorno. Posso stare tranquillo? Se non sta tranquillo, lei che prete? No, dico, posso stare tranquillo con questa bicicletta? Qui è in via Vai dei Ladri, eh? Beh, e noi che ci stiamo a fare? È quello che mi domando sempre io. Dunque, mio caro don Amilcare, sì? Veniamo al sodo. Mi dica che cosa vuole. Ah, ecco, le ho portato questo fagottello. Ecco. E che roba è? Apre e vedrà. Ma che niente si tratta dell'argenteria rubata 3 giorni fa alla signora Arditi? Come ha fatto a capirlo? Reverendo, qui si rovina. Bravo. Dunque. Sì. Dove l'ha presa? Chi gliel'ha data? Io non l'ho presa e non me l'ha data nessuno. L'ho trovata sull'inginocchiatoio del confessionale. E mi sa dire lei? Sì. Come ha fatto a capire che si trattava di roba rubata? È questione di naso. Anche lei? Già. Beh, mi dia il nome, su. Lei mi fa questa domanda perché evidentemente non ricorda che esiste il segreto della confessione. Ma allora lei confessa che l'ha dovuto confessarsi? Non confesso io. Donna mia, che ne sia gentile. Confessi. Non posso confessare. E ma allora che pretende? Che se non confessi, come non confessi? Io confesso in chiesa nell'esercizio delle mie funzioni, non è che vengo qui al commissariato a confessarmi a lei, scusi. Ma lo sa che la sua potrebbe sembrare una complicità? E perché? Ma come perché? Ma è possibile che quando ha confessato il ladro, attraverso la grata, non l'ha guardato in faccia? Io non guardo, ascolto, vado all'anima io. Mi dica il nome dell'anima, su. Le anime non hanno nome. Ecco. E chi arresto io? All'anima dell'anima del commissario, rispettiamo le anime, la prego, vero? Io rispetto le anime, ma voglio il corpo del ladro. Il ladro? E quale ladro? Se la roba è restituita, il ladro non esiste. È pentito. Sarebbe troppo comodo. Pentito, sarebbe troppo comodo. Perché? Non basta, caro Don Vincere. Chi ha preso la roba che non è sua, ha commesso un reato e va pulito. Il pendimento non giova. Permette una cosa? Ecco. Scusa, se lei ha un coltello in mano, è un assassino? Mi dica, risponda, è un assassino? Tenendo un coltello in mano? No. Assassino lo diventa se con quel coltello lei uccide qualcuno. Ma che paragone che mi viene a fare lei, abbia pazienza. Io il coltello lo prendo per tagliare il pane, per mangiare. E quello, evidentemente, l'ha fatto per mangiare anche lui. Ah, sì? Certo. Donna Milcare. Sì? Donna Milcare. Faccia la cortesia. Sì? Dia un'occhiata a queste foto. Volentieri. Bene, facciamo anche dello sport. Lei va pure a sciare, eh? Io? Già, chi si è fatta la fotografia con lo zucchetto di lana? Ma cosa dice, donna Milcare? Queste sono fotografie segnaletiche. Già, vedo, la faccia del delinquente. E perché, casomai, io ho la faccia del delinquente? No, senza occhiali, mi pareva che fosse lei. Se mette gli occhiali, guardi. Appunto, però ci somiglia un pochino. Ecco qui. E questo mi sembra proprio di conoscerlo. Sì, eh? Sì. E lui? Sì, è lui. E lui? Mi fa la cortesia di confermarmi il nome? Sì, Giovanni Morbidoni, detto Mani di Fata. Ecco, lei denuncia Giovanni Morbidoni. Ma che denuncio? Questo non ruba neanche nel quartiere. Ha il telefono di questo qui? Perché lo vuol mettere in guardia? Ma no, deve farmi un lavoretto, se c'è il telefono. Ma lo sa che io non ho capito ancora che razza di prete lei? Ma mi dica un po', lei niente, arrotonda la questua
Con qualche colpetto? Ma no, siccome la serratura della cassetta delle elemosine si è incastrata, questo con due dita me la apre subito, ecco. Sì, Se lo dico io. Sicché quando deve tirare il collo una gallina, che fa? Chiami il mostro della salaria, lei? Non faccia ironico, commissario. Ma che ironico? Per cortesia. Guardi, guardi. E questo deve toglierlo dal fascicolo. E perché? Perché quello è una pecorella smarrita ormai tornata all'ovile. Ah, sì? Sì. E lei questa faccia da criminale me la chiama pecorella? Questo è un caprone! Lo sa? Quando io lo incontro, lo arresta a priori! Ha capito, don Amico? La bottiglietta ce la beva, sempre sotto il gomito è venuto! Lei non arresta nessuno, glielo dico io. Oh. Perché ormai è impiegato, quella pecorella. È impiegato? Sì. Al ministero? Al cimitero. Ah, bene, al cimitero. Così fa casa e bottega. Ammazza la gente e poi li sotterra. Lei non crede ai ravvedimenti, vero? Che devo credere? E allora guardi, io le voglio confessare una cosa. Che dica? Una cosa che non la sa nessuno, la dico soltanto a lei. Questo mi fa piacere. Bene, da uomo a uomo. Potrà esserle di insegnamento. Eh sì, e mi dica, io ascolto. Bene, grazie, molto gentile. Dica. Io da piccolo sono stato per 3 anni chiuso in un riformatorio. Ora si spiega tutto. Lei è nato delinquente. Mi scusi, Mi scusi, sì, è nato delinquente. Poi è stato toccato dalla grazia e è capitato in questo rione per mia disgrazia. Oh! Lei non capirà mai niente. Buongiorno. E che fa? Se ne va così. E non mi dice niente, non mi dice. Che vuole che le dica? Pace e bene. Pace e bene, adesso glielo dicevo. Beh, non lo dica. Ma lo sa che lei a me mi fa rabbia. Perché? Eh sì, perché a lei delinquente confessano tutti e a me niente. Si faccia prete. Sì, Sì. E lei si faccia commissario, va bene? Beh, guardi, le dirò una cosa. Se io fossi commissario e scoprissi il ragazzo che ha rubato l'argenteria, è inutile, non guardi il dito, guarda a me. Guardo lei, non lo perché guardo. Guardando il dito non è che lei scopre niente. No, ma lei... vabbè, tu. Non lo manderei in prigione. No? No. E perché? Perché... Che guarda? Lasci stare il dito. Perché si è pentito e non ruberà più. Sì, Mentre che uscendo di prigione sarebbe un uomo avvelenato contro il mondo e condannato sempre a delinquere. Ma che mi viene a fare la predica, mi viene a fare? Sì, dopo la predica. Sì, Ma cosa crede di essere il solo, crede? Anche a me piacerebbe che il mondo fosse abitato da gente onesta, da gente per bene. E mi dica una cosa, signor commissario. Se il mondo... Eccolo il dito, che cerca? Mi era abituato a vederlo, ecco. Ma insomma, devo parlare con il dito, dove lo metto? A prendere il pronta digitale? Me lo mette sotto il naso. E dove lo devo mettere, scusi? E se lo mette... Dico, attenzione, Va bene. Dunque, adesso lo levo e poi le dico quello che devo dirle. Basta col dito. Dicevo. Sì. Lei che mestiere si metterebbe a fare in un mondo abitato di gente per bene? Quello che farebbe lei se non avesse più anime da salvare, donna mia. I poli si toccano. Beh, li stacchi per piacere. Non mi faccia male alle mani. Dottor Amilcare. Cosa altro c'è ancora? Le voglio domandare una cosa. Domandi pure. Lei che sa tutto. Tutto che cosa? Lei che in mezzo ci sta, insomma ci invacchia. Ma io sto in mezzo. Non vi vacchia niente. Insomma, bazzica. Vabbè, dica che vuol dire, via. Ecco, non si offende, Per carità. A un, è successo? A un coso. A un coso? Sì, a un mio coso. A un mio amico, ecco. Beh? A un mio amico. Sì? Questa mattina gli hanno rubato la macchina. E che cosa vuol sapere da me lei, scusi? Sa, lei, insomma, In mezzo, Vede, commissario, a Roma rubano 50 macchine al giorno. Come vuole che io... Sono tante. Che macchina è? Una 1100 nuova. Rosso Bordeaux. Forse foderata di rosso? Esatto. E dietro ci ha attaccato un pinocchietto? Ecco, chi l'ha presa? Me lo dica, su due piedi. Non lo so. Come non lo so? E allora perché ha detto che c'era dietro attaccato il pinocchietto? Non si arrabbi, come... No, io mi arrabbio perché... Permetta? Gli faccia parlare. Ah. Vede, io purtroppo... Oddio, ringrazio il cielo. Vado su una vecchia bicicletta, una vecchia Bianchi... E guardo sempre i signori che viaggiano in automobile. Ah, sì? Perciò so che quella macchina è sua. Beh, i signori, sì, la vinci al telefortuna. E va bene, ha avuto la fortuna di vincerla e adesso ha avuto la sfortuna di perderla. Ci vuole pazienza, il mondo va così. Che fa? Me la trovi. Saluto. 1, 2, 3, 4.
Ma che sei scemo, 50 sacchi in una macchina nuova? Nova, smontata. E che glielo vuoi venne sane? Mo sta a vedere che apriamo un autosalone di macchine rubate. Ah, oh, a me mi ha pagato al solito, sa. Ma è possibile che tutti aumentano i prezzi, a noi no. A me mi sa che la morte sta francese da rincoglionito. Rincoglionito c'era prima, io l'ho fatto dritto. Prima l'hai fatta dritto e poi l'hai ammosciata. Merda. Oh, non dico, non mi fa la pernacchietta, sa. Fermala. Buono, pecorì, sta buono. Non t'ha offeso mica. E i francesi ci hanno la pernacchietta facile. Sì, ma prima mi ha detto merda. E ci hanno facile pure quella. Buongiorno, figlioli. Oh, dona Mircare, che gradita sorpresa. Non cominciamo a dire le bugie, giovanotto. Beh, vedo che gli affari vanno molto bene. Sacco di soldi, eh? Stiamo a fare una colletta, e il pirata si sposa. Ah, auguri. Grazie. Finalmente, chi ti sposi? La signorina Jacqueline. Ah, bene. Permettetemi di farvi tutti i miei più affettuosi auguri. La signorina Jacqueline, se non mi sbaglio, sarebbe quella ragazza meglio conosciuta alla passeggiata archeologica, naturalmente, con l'appellativo, mi pare, della bolognese della Senna o qualche cosa del genere. Pourquoi? Pour vous non è possibile redimersi? Se mi ha toccato la grazia. La questione è che a te ti toccano tutti meno che la grazia. Giovanotto, e mo te ne vai? No, c'avevo un appuntamento. Beh, vabbè, fallo aspettare. Dico, come mi vengo a trovare, non è carino. Invece di essere contento, te ne vai subito. Scusa, ma questi soldi non saranno mica il ricavato della vendita della macchina di un certo commissario, no? Dico, ma perché ci avete preso? Beh, per dei gentiluomini. E dico, ma... Ma che fai? Mi togli i soldi dalle mani, ma giovanotto. Ma che cominciate a menare? Cattiva educazione. Sì. E purtroppo non so neanche quando finisco. Madonna Mircare, gliel'avevamo detto prima. Questi sono i soldi della colletta, ah, sì? Mi devo sposare. Ma vedi, tu sei maleducato peggio di lui. Ho detto non bisogna togliere mai i soldi dalle mani di chi li ha. Hai capito? Madonna Mircare, vi siete messo con la polizia? Senti, tu vattene subito in mezzo alle rode a fumare e a beve, perché sennò creo l'incidente idolo francese. Hai capito? Questo sportello rosso Bordeaux, da quale macchina è stato staccato? Ah, Pecorì, tu ne sai niente? Ah, sì, quello sportello, sì, sì, deve essere... Sì, 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 sì. E chi sa ricorda? Oh, io da drizzer il naso, sa. Oh, ragazzi, qui se non esce fuori la macchina del commissario, io vi gonfio. È il commissario, il commissario! Buongiorno, commissario. Buongiorno. Ed ora, da bravi figlioli, riprendiamo da capo. Chi ci ha creato? Ci ha creato Dio. E chi è Dio? Dio è il creatore del cielo e della terra. E dove si trova la mia macchina? In cielo, in terra e in ogni luogo. Bravi. Come mai, commissario, da queste parti? Piuttosto lei, dona Mircare. Come mai da queste parti? Io, come vede, sto esercitando il mio ministero fuori sede. Ah, sì, eh? Sì. Sta facendo lezioni di catechismo nel covo dei ladri. Precisamente. E se Maometto non va alla montagna, la montagna va a Maometto. Ah, sì, eh? Ha cambiato anche religione adesso? Lei invece non cambia mai, commissario. Perché mi ha pedinato? Così, per pura curiosità. Ah, sì, eh? Mi sono detto tra me e me, voglio vedere oggi, donna Mircare, cosa fa di bello. Beh, come vede, sto esercitando, come l'ho detto, il mio ministero, e come ha detto lei, sto dando lezioni di catechismo, perciò se vuole partecipare alle nostre lezioni, bene. Se no... Mi fa la cortesia, perché io devo lavorare alla redenzione di queste povere anime. Schedate. E guarda caso, nessuno di loro si è presentato al commissariato con gli altri topi d'auto. Stavamo a studiare il catechismo, no? Stavate a studiare come fregare il prossimo. Beh, ama il prossimo tuo come te stesso. Dona Mircare, io questo prossimo non lo amo. E sa cosa le dico? Che se lei tiene mano ai ladri delle mie automobili, io l'arresto per favoreggiamento. Non sarabbi, commissario, non sarabbi. Oh, prete avvisato e mezzo salvato. Capito? Ho capito.
Beh, allora ragazzi, Arce da coso. Il commissario è andato via. Dico allora ragazzi, che vogliamo fare? Non vorrete mica che Regina Ceri ci vada a finire io, no? No, che c'è? Magari se prima ci volete ridare coi sordi. Ah sì, giustissimo. Beh, certo. Li avevo messi in tasca per non farli vedere al commissario. Grazie. Allora, riprendendo il discorso, viene fuori questa 1100 rosso bordeaux? Beh, don Amico, c'è una complicazione. Ah sì, quale? Se siamo già venuti a Erode. Beh, questo è facile, vai da quello che l'ha venuto e devi fare ridà. E chi sa ricorda chi è? Le potevo piantare un'altra macchina, no? E allora non finisce mai questa storia, che facciamo? Famo furto dietro furto? Non vi ricordate proprio, vero? No. No, beh, mo vediamo un po' se vi torna la memoria. Beh, mo facciamo il giochetto delle capocciate, così muovendo c'è il cervelletto, vi torna la memoria. No, 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 tu che sei il contarello. Pronto? Carogna, giochi alla scondarello nei bidoni della montezza. No, ma che giocare? Ma le pare che... Lo chiama gioco quello lì. Se non vuoi morire, porta stasera alle 10 i soldi a Villa Borghese, viale Platone, siepe a destra della statua di Venere. E vieni solo, senza polizia, capito? Va bene, va bene. Sì, glielo prometto. Verrò solo, sì, senza la polizia. Solo. Pronto? Commissario, qui Spampinato. Lancetti ha preso un appuntamento col ricattatore e gli porterà i 5 milioni stasera alle 10 a Villa Borghese. Sì. Ah, ho capito. È bravo il commendatore. Ma tu me lo so da casa? No, mi servi. Hai sentito? Che cosa? Il commendatore Lancetti. Che ha fatto? Ha deciso pagare senza avvertire noi. Ah, sì? Ma come posso proteggere i cittadini se sono vigliacchi e non collaborano con la polizia? Avete ragione, ma secondo me ha paura dello scandalo. Questo deve nascondere qualcosa sotto sotto. Lo penso anch'io. E noi interverremo alla sua insaputa sotto sotto. Vabbè. Oh, dimmi una cosa, di sabato. Dite. Per il caso Celesi, io come sono stato vestito da... Da pompiere. Sì, da pompiere. Per lo scandalo dei balletti rosa, da monaco cercatore. Oh, e per l'adulterio della moglie del salumiere mi pare che mi sono travestito da idraulico. Idraulico. A vestiti come stiamo? Beh, c'è una palandrata per spillone con tricorna, a misura vostra. Ti sa, che vado a far funerale a Villa Borghese. Beh, no. Oh, vediamo un po'. Dunque, Villa Borghese di notte, da chi è frequentata? Dai cosi e dalle cose. Ho trovato. Ho trovato. Qualche cosa faremo. Vieni, vieni. Andiamo. Andiamo. Permesso. Vogliamo acquistare delle calze? Non abbiamo calze di uomo, solo di donna. Appunto, calze di donna. Ebbene, prego, si accomodi. Questo tipo le va bene? Vediamo un po'. Che dici? Mi sembrano un po' troppo velate. E quella volta che li misi per il caso di quell'Alberto, se vedevo tutta la persona. Ma scusa, il depilatore che si sta a fare? Se depilano le donne, non ci possiamo depilare noi uomini? Dico bene, signorina? Non so. Ne prendo due paia. Nel caso, infilandole se dovessero smagliare, sai? Meglio. Desidera altro? Sì, vorrei un modellino, ma una cosettina un po' eccentrica, sì. Un po' vistosetta, eh? E poi una parure completa, cioè sottoveste, mutandine e reggiseno. Che misura? Terza misura. Io prima portavo la seconda, ma mi sono ingrassato un po', specie qui sui fianchi. I fianchi. Ma scusi, sono per lei? Sì, per me. Ah, va bene. Bisogna stare attenti, perché alle volte, senza che ce ne accorgiamo, mettiamo su della ciccia. Nylon va bene? No, per carità. Io appena metto un indumento intimo. Cosa? Non appena mi metto un indumento intimo. Indumento? Intimo, di nylon, specie un pagliaccetto, mi si arrossa tutta la pelle. Allergia. Ah sì? Dici che è allergia? Non ci avevo pensato. E tu ti trovi bene col nylon? Sì, io mi ci trovo bene, specie col pagliaccetto. Ma sì. Mantiene bello fresco, fresco. È questione di pelle. È giusto. Come vede, è tutta seta. Le va bene questo reggiseno?
Me lo vuole lasciare, per cortesia? Prego. Di sabato? Dite. Non ti sembra che sia un po' grosso? No, dottore, voi con il seno grosso è stata una bellezza. Faccio il tipo maggiorato. Alla Lollo. Proprio. Sì. Le va questa come sottoveste? Vediamo un po'. Come stoffa è buona, eh? Sì, sì, ottima. Ci vuole buon aspetto. Ah. Qua, dottore. Oh, sì, questo poi va affasciato. Anche il modello è buono. Ma il colore, che non ci sarebbe nero. Sai, il nero fa più sì. sexy. Ma guardi che il viola va molto di moda quest'anno. No, il viola no, signorina, no, no. Mi porta a scologna il viola. Lei non ci crederà, signora. Io appena indosso qualche cosa di viola, non becco più nessuno. Che schifo! Oh, che vergogna! Contessa, contessa! Non metterò mai più piede in questo luogo. No, contessa, aspetti. Senta, basta, per favore, se ne vada. Vada in un altro negozio. Mi rovina tutta la clientela. Ma per chi ci ha presi? Ma scusi, ma lei cosa ha capito? Io ho capito benissimo. Per favore, se ne vada, altrimenti chiamo mio uomo. Pipì, pipì, vieni sì. Ma lei vuoi chiamare a pipì, papà, pupù, gli vuoi? Pipì, vieni sì, tout suite. Come viene? Viene sì, tout suite. E che viene a fare, tout suite? Gesù, sì. Che scegliamo, un bijou? Che scegliamo? Regarde, regarde ici. Oh, lo commissario della sottoposta. L'ispettore Mastrini. Mi sa dire lei cosa fa qui? Beh, mi dovrebbe dire lei cosa fa qui così combinata. Io non sono tenuto a dare spiegazioni a lei. Mi sto provando un reggiseno, va bene? Cosa d'ufficio? Cosa d'ufficio? Va bene, non si arrabbia. Pensa che la contessa Bartoli l'ha visto così, è scappata via scandalizzata. Buonanotte, mi ha fatto perdere una cliente. Come? Ha perduto? Oramai mi è scappato, ho detto una cliente. Ispettore Mastrillo, mi dice cosa fa lei in questa boutique? Signor commissario, se devo essere sincero, arrotondo. Ah sì? Arrotonda? Con la signora che la chiama Pipì. Pipì è mio uomo, io posso chiamarlo come voglio. State zitto tu. Non parlare mai quando parlano gli uomini, capito? Zitto. Specialmente quando parla un commissario Solarte. Saracino. Lo so che si chiama Saracino, ho detto Solarte. Va bene. Ispettore Mastrillo, lei deve sapere che un funzionario dello Stato, e crede che lo sa, un ispettore di dogana non può esercitare altre attività. Io gliel'ho detto, signor commissario, siamo umani, siamo ragionevoli. Io guadagno presso a poco quello che guadagna lei, 150.000 lire al mese, mi capisce? Che ci faccio, la birra? Che ci fa? La birra, vuol dire? Arrotondo facendo l'amministratore della signora Dioron. Che la chiama Pipì, che chiama Pipì il suo amministratore, beh. Ma questo non deve sottilizzare, signor dottor commissario, guardi, la signora è forestiera, non parla bene l'italiano, e allora non le viene di dirmi Giuseppe, come mi chiama io, Pepe, non riesce a dirlo, e le scappa Pipì, e così è rimasto. Ma prima la signora ha detto che lei è il suo uomo. Gliel'ho detto, è foresta, le scappate. Quante cose le scappano a queste forestiere, dottor? Ma chi è Cussu? È il mio brigadiere. Mi scusi tanto, non la conoscevo. Prego, prego. Senta un po', io le consiglio. Falla imparare l'italiano, perché potrebbe mettere nei pasticci a qualche uomo sposato che arrotonda. Però, che commissario. Vada orgoglioso, brigadiere, del faccia, suo commissario. Non faccio apprezzamenti. Questo è un saguggio. Ha visto persino che c'ho la fede. Ah, amico mio, vedo tutto, sa. Vedo tutto. Ho visto la fede, ho visto la straniera, ho visto la boutique, ho visto... Chissà. Dite. Io non ci vedo chiaro. Nemmeno io, dottor. E poi mi è antipatico. Mi ha chiamato Cus. E non è un'offesa, Cus. Significa questo. Ah, beh. Quel Mastrillo mi puzza. Avete ragione. Bisogna subito indagare sulla sua vita privata e sapere tutto. Sì, penso io. Ma intanto voi state pure digiuno. Perché non vi andate a mangiare qualche cosa? Che mangiare, se è chiuso lo stomaco? Ora prendete il vostro aperitivo. È capace che sarà posto. Ah, sì, sì. Adesso ve lo servo io. Che brutto mestiere il nostro. E non è apprezzato da nessuno. Nessuno. È un mestieraccio. Infame. Basta. Bevete e fate una salute. Mestieraccio infame. Oh, e questa roba? Mettila di là. Ci penso io. Pronto? Reparto cedere? No, sono io. Io chi? Io, quello dell'altra volta. E chi è quello dell'altra volta? Cose grosse, stanno succedendo, cose grosse. Qualche comizio, sciopero, botte, che manda un reparto di cedere. No, a casa mia. A casa sua? Sì. E vuole che mandi pompiere, non so che no, succede. No, che c'è, per carità. Dove abita lei? Io abito a via San Clemente. Via San Clemente? Sì, no, ma adesso sto alla finestra, che fuori alla finestra. E come lei deve stare fuori alla finestra? Lasciate quel telefono, su, lasciatelo. Che c'è? Lasciami qua. Io sono qua.
Sono qua. Che ci siamo, Ci siamo. Ci siamo un corno. Appunto. Ah, sì? Sì, li ho scoperti. Adesso scavalchiamo pure le finestre e i muri. Ma è naturale, se voi date ordine tassativo di non farmi passare, per fortuna ho trovato questa finestra a pianterè. Dunque li ho scoperti. Ma come devo fare io per non vederla più? Io non lo so. Vuole che la faccio arrestare? La mando in camera di sicurezza a vita? La faccio fucilare? No. Cosa devo fare? No. Scelga lei. No. Non ne posso più. Commissario, voi mi dovete solamente ascoltare. Perché io sono il popolo, io pago le tasse. E anch'io sono del popolo, rappresento il popolo e pago le tasse, sì. Capito? E allora ascoltiamo. Oh. Io li ho sorpresi. Ma chi ha sorpreso? Chi? Guarda se la ricorda. Ma mia moglie è il veterinario, non se la vuole mettere in mente. Sì, no, 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 mi, no, si è fermo con le mani, sa? Sono avanti. Chi? Mia moglie è il veterinario. Ma la finisca, ma non vede che il tardo della pazzia le sta scavando il cervello? Ma non sono pazzo, non sono pazzo, li ho sentiti proprio io. Ho sentito Rosa, a cavallo al gallinaccio. Non ho capito, Rosa, a cavallo al gallinaccio. Chi è Rosa? Rosa è mia moglie. E va a cavallo al gallinaccio? Mia moglie andava a cavallo al gallinaccio. Ma che sarebbe circa questo? Ma e lei ha detto che sua moglie è a cavallo al gallinaccio? Sì, il gallinaccio, è un ristorante. Ah, ristorante gallinaccio, sì. E il cavallo chi è? È l'amante di mia moglie. Sua moglie è l'amante di un cavallo. Amante di un cavallo, addirittura. No, è il cavallo, è il cognome dell'amante. Si spieghi! Commissario, prendete nota. Ho sentito io proprio che diceva, questa volta ce l'abbiamo fatta. Ed è chiaro, uno che dice questa volta ce l'abbiamo fatta, in che senso l'abbiamo fatta fuori? Con il bitter avvelenato. Ma la sua è la psicosa del bitter. No. Il bitter non è avvelenato, glielo dico io. L'avete fatto analizzare? No, l'ho fatto analizzare, ma adesso lo manderò al gabinetto ad analizzare. Ma non è avvelenato. Dove sta il bitter? Dove sta il bitter? Mamma mia! Oh, qualcuno. Eh sì, qualcuno l'ha bevuto. Chi l'ha bevuto? Quello là di chi è? Questo qui. Eh? Ma non mi faccia ridere, questo è il bitter che mi porto ogni giorno, no. Il ragazzo del bar. No, commissario, no. Questa è la boccettina che ho portato io. Io me la ricordo, c'è anche la lettera qui. Leggete, c'è anche la lettera qui. Me la ricordo la boccettina. Oddio. Beh? Ho bevuto il bitter. Avvelenato. Oi. Oh mio Dio! Mi sentite male? Ecco, lo sapevo! Finalmente! È con la vostra morte che io avrò la prova per far arrestare quei due assassini! Assassino è lei! No. Di sabato! No. C'ho le dolori! C'ho i dolori! C'ho i dolori! Sta sgravando! Sta morendo! Venite! Commissario! Commissario, un momento! Avancia! Commissario! Di sabato! Un momento, spottatemi i pantaloni! Regolarissimo. Con stomaco. Come regolare? Sì, regolarissimo. Fa male la pancia, cavaliere. Io sento. È regolarissimo, è quello del cavaliere. Cavaliere, per me, sinceramente, non c'è niente. Sarà un caso di suggestione. Lei dice? Sì, niente. Suggestione? Sì, senza. Io ho bevuto quel bitter. E beh. Mi ha fatto venire una languidezza di stomaco, come se un morso qui. Sì, la fama, l'angore, cavaliere, l'angore è suggestivo. Potrebbe anche essere un avveramento a scoppio ritardato. Senta, lei si chiama Cavallo, è vero? No, io mi chiamo Fiore. Fiore? Cavallo è l'amante di mia moglie. Sì, è bene che lo sappiamo, lo saprete dai giornali. Lei è entrata dalla finestra, vero? Sì, signore, sì. Mentre io parlavo al telefono. Sì, signore. Avevo voglia di ricostruire tutto il fatto. Io sono a vostra disposizione. La legge. Io sono un cittadino. E io sono un servitore. Rispettoso della Costituzione. Io sono un servitore del pubblico. Naturalmente. Lei mi faccia vedere, lei è entrata da qui. Sì, signore. Mentre io telefonavo lì. Sì, vi ho disturbato perché. No, niente. Era troppo urgente la cosa. Col mondare sulla sentita. Ma naturalmente. Io stavo facendo vedere per i fatti. Infatti. Io stavo così. Che mi prendi? Ma veramente stavo di faccia. No, adesso a me mi servirebbe il contrario. Ma di spalle? Sì, perché io voglio vedere. Io stavo così. Sì, lei stava così. Attenzione, eh? 1, 2 e 3. Così. Ai! È una vergogna! Io ricorrerò al popolo! Ricorre pure a chi vuole, al popolo, al giornale di Napoli, al Corriere dei Piccoli, al Messaggero, alla Tribuna Lustrata, ha capito? Io il suo caso l'ho chiuso, lei per me rappresenta un caso chiuso e se vuole ricorra pure alla senatrice Merlì. Commissario Saracino, vero? Appunto. Prego, si accomodi. Grazie. Grazie di essere venuto. Prego. Io sono il colonnello Lamazza. Colonnello? Lamazza. Ho un'agenzia di investigazione. Sono un detective privato.
lei? Sì, sarei venuto io stesso al commissariato, ma per non destare sospetti, capirà, sono molto conosciuto. È veramente la prima volta che io lo sento nominare. Vabbè, perché io agisco in incognito. Ho chiamato lei, commissario, ho voluto parlare solo con lei perché, conoscendo la sua fama, lei è un fenomeno, commissario, lei non sbaglia mai. Non è esatto, anch'io qualche volta ho commesso un errore. Dunque, senta, veniamo al fatto, mi dica di cosa si tratta. Qui si tratta di un nuovo caso Landru. E là? Sì. No. Lei ci vede bene? Ci vedo sì. Venga con me un momento. Venga qua. Guardi là. Ha visto? È una villa. Una villa. In quella villa avvengono delle cose misteriose. Aspetta, aspetta, arriva, vede la macchina. Quello chi è? Il proprietario della villa, il Landru. Io da diversi giorni mi apposto in questo bar e vedo che alle 4 del pomeriggio entrano delle donne. E beh, che c'è di strano che entrano delle donne? E niente, se questo riuscissero vive. Ma perché escono morte? Peggio, non escono più. Dico, ma lei è sicuro di quello che dice? Guardi che la cosa è molto grave. È sicurissimo, io sarei già intervenuto, ma sa, sono detective privato, non ho poteri legali. È per questo che ho chiamato lei, commissario. Ha fatto bene. Difficile è entrare dentro senza destare sospetti. Lei mi fa ridere. E io? Vede. Ma voi non siete quelli di ieri? No, siamo quelli di oggi. Quelli di ieri sono ammalati. Oh già. Entrate. Entrate. Vieni, vieni. Dottore, vi aspettava. Scusate, sei il ragazzo inesperto. Incartare è quella. Di là non c'è niente da incartare, di là. No. Qualche rapperso, qualche riparazione. No. Come l'ho detto. E infatti per vostro lavoro, se volete qualche cosa, chiamate a me. Ma non dovete lasciare questa stanza per nessuna ragione. Altrimenti, o battavano, c'erano i peni, battavano sciando io. Siamo lasciato lui, eh? Capito? Che ha detto? C'è buon lavoro? Va bene. Questo manso! Ci uccide! C'è. Chi sono quei due? Non li ho mai visti. Sono nuovi, altri malati. Proprio adesso dovevano venire. Speriamo che non ci disturbino. Non si preoccupi, dottore. È tutto pronto di là? Sì, nei minimi particolari. Bene, vieni. Dirigente, al lavoro. Disgraziato, non faccia chiasso. Al lavoro? Oh, ma mi dica un po', ma lei veramente è detective? Come no? Sarò io invece. Che si fa? Si lavora. Come lavora? E come lavora? Se entro in cinese non ci vede fare niente, mangia la foglia, no? Non vuol fare proprio il tappezziere. Ma per forza. Io non l'ho mai fatto. Ma neanche io. Ma che vuol dire? Un po' di diligenza l'ho vista fare. Anch'io sono un commissario. E bisogna arrangiarsi, no? Però come si... come si... Ah!
Senta, senta, io ho poco pazienza. Sono nervosissimo. Faccia una cosa, vada giù. Tenga qui, fermo così. Tenga fermo così. Sì, sì, sì. Così io tengo fermo qua, così, vedi. Dove? Ma dico, ma ci mettiamo a scherzare? Non mi riesco, mi sono starnutito, mi proliva il naso. E non ce lo faccio prudere. Tenga qui. Capite che qui siamo in un momento che se capaci non usciamo più vivi da qui dentro. Oh, qui mamma bisogna... mia, mamma mia. Qui bisogna agire, so. No. Che si qui? Stia fermo. Fermo. Non tiri giù. Non tiri giù, abbia pazienza. Oh! Stiri difficile. Ma che fai? Io lavoro lei si mette a fare la vernacchia! Oh, santo, di. Perbacco, collega. Che? Cerchi di sapere cosa succede qui fuori. Commissario? Sì, È passato. Chi era? Un gatto. Ma come un gatto, lei mi dice? Ma un gatto nero. E con questo? Guardava in cagnesco. Ma mi faccia il piacere, la smetta di fare il pagliaccio, il buffone. Lavoriamo, che se viene quello con la barba o il cinese, siamo fritti, ha capito? Sì. Su, al lavoro. Al lavoro. Ammazza! Ha sentito un trambusto? No! Come no? Io no! Fuori stanno trambustiando! Oh, ma lei è sordo! Ma no, beh! Da questa parte, vediamo! Ma qui c'era una porta! Oh, non c'è più la porta! C'erano murati vivi! Ci hanno chiuso dentro! La finestra, dov'è? La finestra? Dov'è la finestra? Ma qui c'era una finestra, non mi sbaglio! L'hanno portata via! Che è portata via? C'erano murati vivi! Aiuto, 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 senti, sì, che c'è? Che avete fatto? Che è successo? Abbiamo dato una prima mano. Stiamo lavorando. Una prima mano, già, eh? Sì, sì. Ah, va bene. È lo squartatore, sta zitto. Volta sono in trappola. No, no, la cassa non serve più. Ma come non serve più? Non si deve sotterrare la baronessa? No, no, ho cambiato idea. Ho deciso di farla tagliare a pezzi dal gobbo, dopo averla seviziata. Allora la barra la portiamo via? No, no. Ci potrà servire per qualche altro. Che fai qui? Che è successo alla ragazza? Ha visto lo scheletro della cantante ed è svenuta. Risvegliala, questa la dobbiamo uccidere con il chiodo. Presto, bisogna impedire questo assassinio. E com'è? Non c'è nessuno? Dove sono andati? Ma! Perbacco, la bara. Prima era vuota, adesso l'hanno incoperchiata. Si vede che ce l'ha messo il cadavere dentro. Guardi un po' se c'è qualcuno. Chi è? Sono io, il detective. Ha risposto. Chi? Il morto. Ma non mi faccia ridere. Sì, sì, ha detto chi è. Ma guardi se c'è qualcuno dentro. Vedete che non c'è nessuno? Eppure, ho sentito, era ma... È morto di là! Ma non mi faccia ridere, piano, piano, piano. Stanno per compiere l'assassinio. Sì. Bisogna agire subito. Lei è armato? No. Si armi. All'arco! Fermi tutti! Siete tutti in arresto! Ma siete pazzi! Mi avete rovinato la migliore sequenza del mio fotoromanzo! Fotoromanzo? Fotoromanzo? Ma allora qui fanno i fumetti! Fumetti o fotoromanzo? Che differenza c'è? Disgraziato! Ma dove mi ha portato lei? Ma qui? Con tante cose che io ho da fare. Le donne sparivano. Ma che sparivano? Venivano a fare i fumetti, venivano a lavorare. Eccolo là. Ah, oh, questo sciagurato. In un mese è già la terza volta che scappa dal manicomio. Commissario, avete letto tutto quello che ho saputo sull'ispettore di Dogana? Ho letto. Cose dell'altro mondo. Proprio? Ma dico, lei è sicuro? Come? Io ho parlato col portiere. Hai capito?
l'ispettore Mastrillo, integerrimo funzionario di Dogana, 150.000 lire al mese. Appartamento, attico, superattico, 10 stanze, argenterie, mobili antichi. Maggiordomo, due cameriere, dottore. Quattro boutique. Proprio. Tre per la moglie, uno per l'amica che lo chiama Pipì. Io non capisco come fa a fare tutto ciò con 150.000 lire al mese. Beh, veramente il portiere mi ha detto che so che lui vince spesso a Totocalcio, sì. Che ha trovato un sistema, lo chiama sistema, lo chiama. Chiama sistema. Avanti! Signor commissario, c'è il dottor Mastrillo. Oh. Dottor. Casca come il cacio sui maccheroni. Fai entrare! Si accomodi. Permesso? Prego. Disturba? Ma che disturbo? Se che devono parlare di cose loro, io posso aspettare. No. Parliamo di cose d'ufficio. Cose d'ufficio. Come sta, dottore? Magari che piacere. Di sabato, tira una sedia al dottore. Ma accomodate, questa piace. Grazie a te. Prego, prego, grazie, prego. Dottore, che piacere. Ha visto che cosa le ho portate? No. Che è un altro bitello. No, che bitello? Allora, sono quelle cose che... Quelle... Ah, ho capito, ho capito. Ma guarda un po' che pensieri gentili che lei ha avuto. Ma lo sai, queste cose a me mi commuovono. C'è ancora della gente che ha dei pensierini, ma neanche un fratello avrebbe fatto una cosa simile. No, no, dica per me per scherzo, per carità. Grazie, grazie, grazie. Ci siamo conosciuti in queste strane circostanze, che però mi hanno fatto capire tante cose. Per cui io non posso mai permettere che un impiegato come lei... Impiegato? No. Un impiegato dello Stato. Ah, impiegato dello Stato, sì, paghi una multa di 37.000 lire. Io le sono riconoscente e grato, ecco. È dovere mio, per carità. Lei vive come me. Beh, sì, sì. Arrotondando. Ma lei arrotonda molto bene, però. Lei arrotonda molto bene. Quella casa, servitù, maggiordomo, la Cadillac. Cadillac. Quattro boutique. Quattro. E l'amichetta. L'amichetta. C'è cosa crede, dottore? C'è cosa crede lei? Che io sono felice? No. Io sono un disgraziato. Con chi me la dovrei prendere? Il fate che ha voluto così. Il fato? Sì. Oramai mi trovo in queste circostanze. E sono 10 stanze, dottore. Debbo mantenere per forza questo tenore. Ma sì. Ah, lei oltretutto mantiene anche un tenore. No. Cosa capito, dottore? Tenore? Questo tenore di vita che sto mandando. Scusi, scusi, tenore di vita, ho capito. È un disastro, caro dottore. E lei si lamenta, eh? Lei si lamenta. E io la invidio. Caro Mastrillo, lei permette che la chiamo Mastrillo? Per carità, sono onorato. Caro Mastrillo, magari potessi conoscere quel sistema io. Manderei il tenore, la prima donna, la soprano, il baritono, il basso, tutta l'opera. Ma di quale sistema parlo? Del Totocalcio? Chiamiamolo Totocalcio. Come? Come? Qua a Roma. No. Io ho delle amicizie, delle conoscenze, ho delle porte aperte, capite? Ho capito, dicevo come, pure lei. Ah, sì. Non possiamo rimanere un po' a quattro occhio. Sì. Ma andiamo via, Cus. Sì, ma. Cus! Ah, no, dottor. Cus, da voi non me l'aspettavo prima. Ma Cus non è un'offesa per di tutti, però ho sbagliato, lo dico di sabato. Di sabato, io mi allontano come dire col dottore. Fate. Mi cercano torno subito. Vabbè. Prego, dottore, da questa parte. Permesso, spiegati. Quanti antipatico quando parlo, Entri. E c'è cosa fa? Mi porta a parlare nel gabinetto. Zitto, questo è l'unico posto tranquillo. Gli uffici sono pieni di gente, ci sentirebbero, non si poteva parlare liberamente. Vabbè. Segga. No, posso parlare all'impiede. Segga, meglio seduto. Senta un po', mi dica, il suo sistema com'è? Ma che sistema? Quello del Totocalcio. Totocalcio. Me lo dica, su, io ho capito tutto. E voglio entrare nel suo affare, in questo suo affare. E se non me lo dice, niente per me, niente per nessuno, faccio buttare per aria tutto. Com'è il suo sistema? Come fa a fregare i soldi alla dogana? Ma come ha fatto a capirlo? Mastri... Canisci un effesso. Come fa? Che le devo dire? Oramai sono stato scoperto, devo parlare. Però, che commissario in gamba. Modestamente. Che le devo dire? Voglio solamente sperare di avere a che fare con un uomo comprensivo e pratico, diciamolo. Mastri, vuoi sapere la verità? La verità? Io mi sono stufato a fare l'impiegato statale a 150.000 lire al mese. Sono stufo, non ne posso più, voglio evadere. Brevo, capisco, brevo. Capisco benissimo, c'ha ragione. Però se ne è accorto troppo tardi, caro commissario. Che vuoi fare? Io no, io me ne sono accorto 4 anni fa. Meglio tardi che mai, va bene. Dunque,
Me lo vuoi dire com'è questo sistema di fregatura della dogana? È l'uovo di Colombo. L'uovo di Colombo? Sì. E dove si vede questo uovo di Colombo? Dalla Svizzera. Sì. Dalla Svizzera. Arrivano queste uova? No, arrivano gli orologi. Ah, orologi, voi mi mettiamo, vado. Mettiamo il caso, arriva sì, una partita di orologi da Ginevra. Benissimo, benissimo. Io faccio la bolletta falsa, non la registro. Ma papo le quattrini. Che sapevo. Che idea, oh. Ma che c'è il sale qui dentro? Modestamente. E c'hai qualche complice, qualcuno no, che copre, che... Solo. E ci sono fesse ieri. Mi fa ridere. È bravo Massimo. Indovini un po', in 2 anni cosa mi sono pappato io? Che ne so. Indovini? È che sono il mago di Napoli, eh. Massimo. Oh. 1 miliardo. Oh. E che te credivo, cacchere? Cacchera? Che te credevi? Che cosa era? Ah, che cosa era? Cacchera, sì, sì, sì. Ora, se in 2 anni mi sono pappato 1 miliardo... Sì, sì. In 4 anni, io e te, permette che ti dia dal tuo. Sì, dammi del tuo, signor. In 4 anni, dicevo, con la tua collaborazione di commissario Solert, noi due apriamo una benca. Una benca? Ma Strill sarà cena, benca popolare. Ah, benca popolare. Ci sei? Ci sono, qua la mano. Oh, affare fatto. Affare fatto. Benissimo, andiamo. Aspetta un momento, aspetta un momento. E ci fai dirla a te? No, no, devo fare la cosa mia. Pronto, pronto? 1, 2, 3, 4. Spandinato, hai registrato? Fammi sentire. Indovini un po', in 2 anni cosa mi sono pappato io? Che ne so. E indovini? È che sono il mago di Napoli. Che maestri? Oh, 1 miliardo. Oh. E che te credivo, cacchere? Pipì! Ci sei cascato! Hai fatto lo disco! Ah, Mastri, ma cosa ti credevi? Che io diventavo sul serio socio tuo? Oh, io sono un commissario onesto e integerrimo! A 150 milioni al mese sono un commissario! Spambinato! Ma mente! Hai capito com'è andata a finire? Ho fatto la fine dell'ortolano. Gira e gira la supposta e è finisciuto dietro a me. E tu cosa credevi, cacchera? Via, fresco! Sono andato via. Sì, sì. Di sabato. Che ore sono? Le 10. Vada via. Sì. Bisogna cambiare clienti. Giusto. Mi mandi Spambinato subito. Lo mando subito. Sì. Ciao, cara. E te ne vai così? E non mi fai il regalino solito? Ma regalino da tu? Si usa. Ah, già. Dai. Tu vendi? Perché? Vai. Mi dai solo 500 lire? Dottor, ma voi vi siete guardati bene nello specchio, sì? Pidocchioso. Addio, Moro. Ammazza quanto sei brutta, c'è pure i baffi. È bello lui, sto morto di fame. Ah, te ribelli pure. Ma come si permette? La signorina è in mia compagnia. Voleva per forza che io mandassi sulla macchina con lui. Non ci vengo con te. Ma chi te c'ho? Ti è sta stretta sta Befana, vedi che ha accoppiata. Befana a me, imbecille villano. Mi ha chiamato Befana, mi ha chiamato. Beh, mica c'ha tutti i torti, dottor. Come si arriva? Abbracciami. No, qua no, qua no. Tipo sospetto, Aiuto! Chi manetta, siete? Che manetta? Perché sta a far bisogno? Ma che bisogno è bisogno? Sta zitta tu, Sozzona! Sì. Sozzona a me, Sozzona sarai tu! Io sono un commissario! Ma che commissario? Questi sono ladri! Aiuto, lasciatemi! Corri, acchiappalo! Acchiappalo! Non sparare! Dottor, che andai a sparare? Il pacco sta qua!
E l'aveva ragione, effettivamente stava... Abbiamo preso un abbaglio. Proprio. Sbobinato, lascialo, lascialo! Acchiappala, acchiappala, prendi! No, lascialo, questo non c'entra, questo non c'entra! Questo è un semplice sporcaccione, non è il ricattatore, se ne vada. E ringrazio il cielo che non lo deferisca all'autorità giudiziaria. Via, via, circolare. Tu, abbiamo fatto fedecchio. Chi lo dice? Chi lo dice? Lei rimette il pacco dove stava e vedrà che prima o poi il pesce a bocca. Speriamo. Ecco. La 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 la. Ecco, forse lo voglio guardare in faccia! Come so? Ma questo io lo conosco. Ma sì, è il cognato del commendatore. Eh già, è lui. È proprio lui. Mascalzone. Chi è questo? L'ho preso, il commissario. Saracino. Io mi ero nascosto per vedere chi era. Brigadiere. Ebbene, sì. Come so? È vero, sono stato io, signor commissario. Brigadiere, ha confessato. Chiami il commissario, lo arresto. Eccola, eccola. Sono io. No, il commissario. Commissario Saracino, sono io. Travestito, servizio. Va bene, signora, lo arresto. Che signora? L'ho già arrestato. Signor commissario, lo confesso, ero io il ricattatore. Ma io ero collerato in famiglia, signor commissario. Mi sono voluto vendicare. Gli ho fatto sposare mia sorella con fiore e lui mi torturava. Non è vero, non è vero. L'ho sempre trattato molto bene. Ha sempre vissuto sulle mie spalle, signor commissario. Si vede che adesso i denari che gli passavo non gli bastavano più. Ho pensato di fare il ricattino. Beh, uno scherzo, chiamiamolo scherzo. Ah, me lo chiama scherzo. Ci sono le prove. Ma qui mica sono scemo. Avevo messo tutti i biglietti falsi. Biglietti falsi? Come? Un momento. Come biglietti falsi? Tutto biglietti falsi. Come li ha avuto lei questi biglietti falsi? Beh, tanto tempo che. Risponde come la provenienza. Non me lo ricordo. Ah, è imbarazzato, non sa rispondere. No, signora, di sabato, con un piccione abbiamo preso due fave. Ma no. In camera di sicurezza. Manette? Sì, finalmente. Un ricattatore e uno sbagliato. Dottore, la pattuglia radio ci ha segnalato adesso che ha avvistato la sua macchina a quartiere Flaminio. La mia macchina? Sì, andiamo, subito. Don Amì, qui non si può andare più avanti. Perché? Senza vietato? No, nel senso che per contentarmi, rischi da farmi cacciare via dalla genga. Ma non aver paura, e perché? Perché finché si trattava di un orologio, di un faro da stiro, di una bicicletta, hanno bozzato. Ma riconsegnato addirittura una macchina, mi pare un peccato. Non devi pentirti di quello che stai facendo. Ricordati che ogni atto di generosità, di onestà, ha sempre la sua ricompensa. Speriamo, perché io qui tra benzina e batteria ho già cacciato 5 sacchi. Ma la ricompensa che intendo io non è quella che intendi tu. La ricompensa che dico io l'avrai un giorno. Quando non ci sarai più. Ah, allora per ripigliare questi soldi devo aspettare di morire. Come sei lontano dalla purificazione. E capirete, per arrivare via dalla purificazione sono tutte direzioni vietate. Ah, pecorino, non mi capisci. No, siete voi che mi volete capire. A me questi 5 sacchi, chi mi li dà? Ma dico, che vuoi, che te li dia io? Allora chi mi faccia, dal commissario? Quello lì è un fio da... Ah, pecorino. Vedrai invece, sono sicuro che il commissario ti darà... Sì, 6 mesi, perché sono pure recidivo. E adesso che fai? Fermi? Sì, donami, è meglio che la macchina gliela consegnate voi. Senti, non aver nessun timore. Quando sei in compagnia mia non devi aver nessun timore. No, donami, io pure se vengo con voi. Quando entro al commissariato, mi viene la sudatella a freddo e il cerchio in testa. Oddio, pure a me non mi va, dannacce. Ecco, vedete? Ma, su. Che? Che? Queste sono le 5.000 lire. Grazie. Che hai speso. E vedi di prendere la strada giusta, figliolo. Donami, cercherò di prendere la strada giusta. Bravo. Giuro. Bravo. Però con queste strade piene di traffico. Ma va, moriamo. Scherza, va. Bambinato, ma sei sicuro che la mia macchina è stata avvistata in questa zona? Dottore, la pattuglia corre del telefono ha detto dal Flaminio diretta a Corso Francia. Ma porca miseria, sono 10 minuti che giriamo e non si vede niente. D'erba come corre se uno spinge. Che ripresa. Altro che l'ambulanza che portavo in tempo di guerra. Dottore, eccola! Dove sta? Là! Ah sì, la riconosco, è lei! C'è anche il pinocchietto dietro! Accelera, accelera! Ti voglio dare io una lezione a questo malvivente! Immaginare che era lei. Ma
forse mi sbaglierò, ma ho l'impressione di conoscere. E infatti sono il commissario Antonio Saracino. Tipo molto avvenente. In servizio. Sì. Adesso, quale giustifica trovare il fatto che andavo in giro con la mia macchina? Io non andavo in giro, commissario, io andavo a... Dove andava lei non mi interessa. Eppure deve interessarla, guardi, perché sa dove andavo io? Eh? Al commissariato. Ah, bravo. Sì, al suo precisamente. Al mio commissariato? Sì, al suo. E allora doveva andare da questa parte, non da quest'altra? Da là non si passa più. Perché? Sì, 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 infatti da ieri, dottore, direzione vietata. Comunque non mi interessa, io l'ho trovata con le mani nel sacco, al volante della mia automobile. Ma guarda... E non mi dirà mica che questa l'ho trovata ai piedi di un confessionale. Ma le dirò in un certo senso. Come sarebbe in un certo senso? In un certo Comunque certo... io non sento storie. Ah, ha no? capito? E lei, se non vuole essere incriminato per favoreggiamento, venga con me al commissariato e mi dica il nome e cognome di tutti i suoi complici, maschi e femmine. Oi, 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 oi. Si sente male, Per forza, il cozzo. Su, avanti, monti sulla pantera. Dottor, la pantera purtroppo è rotta. Ah, è rotta? Sì, è rotta. Non vuol dire, monti sulla mia macchina. Aspetti, qui. Dico, non vorrà mica condurla lei, dico. Permette che la conduca io. Ma scusi, la macchina è mia. Ma va bene, ma dico, che figura faccio? Io sono un uomo. E con questa, perché io che cosa sono? Lei, quando è in servizio, diventa un essere indefinibile. Come sarebbe a dire? Monti dall'altra parte. Ma guarda un po', ma questo prete... È inutile che insiste, il nome non posso dirglielo. Anche perché non lo conosco. Del resto la macchina l'ha riavuta. Non basta aver avuto la macchina. Io voglio avere anche il ladro. Un ladro non esiste, esiste soltanto un pentito. Dai, e cammina. Tu ci hai fatto riconsegnare la macchina e mo rifaccia fra la grana. Ma come ve lo devo dire? Non ci sto. Lo scippo ve lo fate da voi. Ah, pecorica, niente, niente, don Amico, ti ha fatto uno dei soliti discorsetti. E tu hai abboccato, eh? Beh, sì, è vero. Da domani mi metto a lavorare. Boni, Boni, una macchina, vai. Che ne succede adesso a questa macchina? Si è fermata. Beh, vabbè. È colpa di quei suoi maledetti protetti, i quali mi hanno rovinata pure la macchina. Va un po' a vedere che tipo di coppia è. Noi ti aspettiamo qua. Per l'ultima volta, Da domani mi metto a lavorare. Vedo girare tutto, mi si abbaglia la vista. Oi, oi, mi porti da un dottore, mi porti da un dottore. Ma dico, che vogliamo andare a finire sulla cronaca? Io direi, meglio andare in parrocchia. Vedremo di fare qualcosa là. Beh, dico, qui se arriva qualcuno, che diciamo? Che stiamo studiando il catechismo? Hai capito? Che c'è? Ma che c'è? Don Amilcare, in pieno pomicio. Ma sei sicuro? È sulla macchina che hai votato noi. Ma li mortacci, è la fine del mondo. Faccia presto. Sì, se l'ho ingolfata, sì. La sgolfi. Certo che sto perdendo un sacco di tempo. E ho cacciato già 5.000 lire, Non ci volevo passare per Villa Borghese io. Adesso andiamo da un medico. Sì, Salvatore mio. Ma chi ha chiamato Salvatore? Se vede che quando va con le donne cambia nome. Ah, capito. E ci fanno pure il concilio economico. Oh, è roba da matto. Che macello. Andiamo a rubare, va? Andiamo, sì. Ma sì, andiamo.